E allora, cari amici di Calcio Napoli 24, innanzitutto seguite il nostro canale, iscrivetevi, lasciate un commento, diteci cosa ne pensate dopo Antalya Spor Napoli, la prima amichevole qui in Turchia, Claudio Russo, Manuel Guardasole. Insomma, abbiamo visto 3 gol, abbiamo visto un bel primo tempo, un secondo tempo chiaramente non potevamo aspettarci il miglior Napoli del mondo, però Manuel, diciamo 3 cose che ci sono piaciute. Ma io parto da Raspadori, mi prendo la cosa più facile perché doveva avere a che fare con un ruolo nuovo, la mezzala vero e propria. Noi leggendo la formazione pensavamo al 4-2-3-1, vero. In realtà ha giocato totalmente sulla stessa linea di Lobotka ed Elmas, anzi quando il Napoli attaccava sul lato di Politano era Elmas più alto di Raspadori, viceversa quando si attaccava sulla fascia di Kvaratskhelia. 2 gol, un assist per Politano, un palo fortissimo di sinistro. Beh, insomma, direi che Raspadori si è conquistato sicuramente il premio di migliore in campo, e devo dire anche nel secondo tempo, da trequartista, in quel 3-4-2-1 mi è piaciuto davvero tanto. Io rispondo con Kvicha Kvaratskhelia, perché diciamoci la verità, volevamo vederlo in campo, volevamo vedere come stesse, perché lui aveva saltato le ultime in Serie A, e allora vederlo in 45 minuti, anche magari non al top, nel senso che chi si aspetta una giocata, ogni pallone che tocca, stasera non è che sia rimasto contento, però lui è entrato nell'azione del gol di Raspadori, e ad un certo punto Osimhen ha tirato un destro potente, un cross, lui lo ha stoppato in modo felpato, e ha stoppato la palla in modo molto molto tranquillo. Poi vederlo chiaramente bene e in conferenza stampa Spalletti ne ha parlato, ci aiuta. Nel frattempo qui allo stadio poi chiaramente stanno anche spegnendo l'impianto delle luci, rimane quella lì proprio che ci illumina in faccia. Però come vogliamo chiudere da un punto di vista tattico? Io chiudo con Spalletti, il terzo migliore in campo di oggi, perché Claudio, noi in passato abbiamo visto tanti allenatori, vero, ma il coraggio di Luciano Spalletti di avere ancora voglia di cambiare o comunque di avere delle carte a disposizione diverse, l'ha detto proprio Luciano Spalletti. Guarda, ci vogliono chiudere. Andiamo, continuiamo, andiamo in sala stampa. Esatto, andiamo in sala stampa, esatto. Tutto, facciamo vedere come si lavora. Facciamo vedere come si lavora. Poi vogliamo i vostri commenti su questa idea. E quindi il coraggio di Luciano Spalletti, che ha ancora la voglia di trovare nuove carte, nuove alternative, nonostante ha un grosso vantaggio sulle concorrenti, ma per vincere questo scudetto, per essere competitivo in Champions, serve ancora altro, servono nuove soluzioni, e lui ci sta provando. Assolutamente sì. Noi ci fermiamo qui da Antalya, ci ritroviamo l'11 per Napoli Crystal Palace, l'amichevole che chiuderà il ritiro qui in Turchia degli azzurri. Grazie Manu. E lì dal Regnum Caria non ci potranno cacciare. Eh no, quello lì non potranno spegnere le luci perché si giocherà di pomeriggio inoltrato. Continuate a seguirci su Calcio Napoli 24.